Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlo di quattro libri che ho preso in prestito dalla biblioteca della mia città. Sono solita andarci spesso e volentieri perché mi piace prendere in prestito i libri, mi piace poter leggere i libri senza avere l'angoscia di sapere che ho speso i soldi in maniera non adeguata, magari comprando un libro che poi effettivamente non mi piace. Inoltre mi piace un sacco spulciare e scartabellare fra i vari scaffali in cerca di qualcosa che mi colpisca al primo colpo, quindi naturalmente non vado spesso in biblioteca con un titolo fisso in testa, piuttosto mi faccio attrarre dalla copertina, dal titolo o dalla trama scritta dietro. Cerco sempre di variare, di spaziare sia nei generi letterari sia nelle scelte. Poi, per quanto riguarda i quattro libri di cui voglio parlarvi oggi, soltanto uno l'avevo già adocchiato in libreria, quindi avevo pensato effettivamente di acquistarlo se non lo avessi trovato in biblioteca, ma l'ho trovato. E ve lo mostro subito, è The Peculiar Life of a Lonely Postman di Denis Theriault, che è uno scrittore canadese a quanto pare, del quale scopro l'esistenza soltanto adesso. Mi aveva colpito inizialmente perché c'era, per la copertina, diciamo, per i fiori di ciliegio presenti in copertina. Da questo elemento avevo già più o meno intuito che si andasse a parare sul mondo del Giappone, quindi immediatamente i miei occhi erano rimasti colpiti da questa copertina, per quanto non sapessi assolutamente di che cosa parlasse questo romanzo. Infatti è stato pubblicato nel 2008 in Canada, ma ignorato poi per il resto degli anni, fino a che adesso in Inghilterra questa casa editrice, la Hesperus Press, che a quanto pare si occupa di libri che sono dei casi disperati, tipo che non sono stati molto letti o che sono stati ignorati, queste piccole perle che sono sparse in giro per il mondo, si occupa di tradurli praticamente e di metterle sul mercato. E credo che questo libro avrà un gran successo perché l'ho visto sponsorizzato da molti altri youtuber inglesi. Io penso che verrà tradotto alla fine anche in italiano, ma d'altronde la lettura è molto semplice, si tratta di un libricino, come potete vedere, di pochissime pagine, 118 pagine. Mi è piaciuta la storia è molto carina, la storia di questo postino che ha una vita abbastanza solitaria, come si può ben intuire dal titolo, però la cosa non gli sta tanto stretta, cioè ha scelto lui volontariamente di essere solitario, evitando i rapporti umani con altre persone, si contenta soltanto del proprio lavoro di postino. Però ha un piccolo vizio, quindi quando trova quando trova delle missive, quindi delle lettere scritte a mano da consegnare, prima di consegnarle al rispettivo portone, alla rispettiva buca della posta, la apre scollandola, quindi con il calore, onde evitare che si scopra che sia stata scollata, e ne legge ne fotocopia il contenuto. E quindi praticamente vive dei racconti, delle storie di alcuni malcapitati che scrivono lettere a mano e non sanno che c'è questo postino ficcanaso che apre le loro lettere, che tra l'altro è anche è un atto criminale, insomma, tecnicamente non si può fare una cosa del genere, però questo postino, diciamo, è un po' matto, quindi lo fa. Ed è qui che inizia appunto la storia. Tra le lettere che si occupa di leggere, sbirciare e di fotocopiare e poi conservare, le sue preferite sono quelle di una certa Ségolène, che è una ragazza di cui lui sa soltanto appunto il nome, ha trovato una foto su internet, che scrive a un corrispondente francese. E quindi è qui che inizia la storia. Il postino scopre che questa sua attrazione platonica per questa ragazza diventa via via più forte. E quindi si innescano una serie di azioni, una serie di situazioni che poi danno il via alla storia. Il raccontino mi è piaciuto, mi ha deluso un sacco invece una specie di intervista che si trova alla fine del libro, in cui qualcuno, un giornalista, pone una serie di domande allo scrittore, e chiaramente poi tutta la conversazione è stata praticamente riportata qui. A un certo punto il giornalista chiede allo scrittore, che gli dice: il vostro libro è stato paragonato a quelli di Burns e di Murakami, come ti fa sentire questo paragone illustre? E lui dice: sono contento, però devo dire la verità, io non ho letto nessuno dei due, non ho letto neanche Murakami. Ora penso che lui sia l'unico al mondo a non aver letto Murakami. Risulta evidente che la letteratura canadese, come afferma lo scrittore stesso, non è molto conosciuta nel resto del mondo, lui dice per via dello strapotere dei vicini americani, la cui letteratura è chiaramente diffusissima in tutto il mondo.
Non so, però magari questa potrebbe essere una buona occasione per approfondire l'argomento. All'inizio non avevo capito, siccome avevo visto il nome dello scrittore, pensavo che il libro fosse francese, sinceramente. E una serie di elementi contenuti nella storia mi hanno fatto pensare a molti altri libri francesi, che hanno questa specie di ironia un po' nera, che li contraddistingue tutti. Quindi mi era parso francese, in realtà no, è canadese. Quindi insomma, se volete dargli una chance. È un piccolo gioiellino che sicuramente merita. Secondo libro di cui vado a parlarvi, questo sarà abbastanza difficile parlare di questo romanzo, è The Levels di Sean Cregan. Sean Cregan scrive praticamente thriller, urban thriller, così vengono definiti in quarta di copertina. Io non avevo probabilmente mai letto un romanzo simile. Ed è la storia di questo terribile quartiere nella città di Newport, un quartiere praticamente abbandonato, che inizialmente era stato costruito e progettato come quartiere residenziale dove si doveva creare della vita, delle opportunità di lavoro per le persone che ci vivevano, ma a seguito di alcuni fallimenti, a seguito di politici che hanno deciso di abbandonare il progetto perché non ricevevano voti, insomma, di magagne politiche. Questo quartiere è andato via via in decadimento e invece di rappresentare un'opportunità per chi ci vive, rappresenta praticamente una specie di dannazione, un posto malefico, che è diventato immediatamente un centro di attrazione per delinquenti, spacciatori, gente borderline, stramboidi, persone che hanno qualcosa da nascondere, quindi criminali che magari hanno anche commesso dei crimini piuttosto pesanti come omicidi, e quindi chiaramente vanno a nascondersi in questo luogo perché nessuno li andrà mai a cercare, in quanto il luogo è pericolosissimo. E attorno alla storia di questo quartiere malfamato, appunto, che si chiama The Levels, si intrecciano le vite dei due personaggi principali. Entrambi sono dei poliziotti che hanno avuto dei problemi con la legge. C'è Kate, quindi è una poliziotta, che ha avuto dei problemi con il suo ex ragazzo criminale che l'ha fatta ingiustamente accusare del suo spaccio di medicinali illecito. E poi abbiamo il protagonista maschile, che è Turner, ecco, stavo andando a controllare il nome, se era quello giusto, Turner, che scopre in televisione di essere morto. Nel senso, si rende conto che a casa sua, mentre lui era assente per una sua faccenda lavorativa, scopre che praticamente qualcuno è stato ucciso al posto suo e si è data la notizia che lui è morto. Entrambe le vite di questi due personaggi, Kate e Turner, si svolgono all'inizio del libro in maniera parallela, quindi si parla prima di lei, poi di lui, poi di lei, poi di lui, e si seguiamo il filo della loro storia, il filo che li conduce poi entrambi a cercare risposte a quelli che sono i problemi della loro esistenza in questo luogo malfamato. A corredo di tutto ciò, nel quartiere malfamato dei The Levels c'è anche un personaggio che è Sorrow, che è il capo di una specie di setta di assassini praticamente, che ha un suo preciso scopo all'interno di questo quartiere, che quindi domina col terrore più che altro, come domina col terrore la popolazione di questo quartiere. Ed è un personaggio col quale chiaramente i due poliziotti dovranno confrontarsi a più riprese. Allora, è scritto benissimo, è pieno di slang americano, più volte ho dovuto cercare parole perché non riuscivo a capire di che diamine si stesse parlando, però è davvero molto avvincente, ci sono azioni che si ripetono dopo ogni capitolo, quindi decisamente è un thriller che si legge tutto d'un fiato. Sinceramente non avevo mai letto un libro così, quindi anche questo libro è stato un'ottima scoperta, un ottimo gioiellino da parte della biblioteca. Molto molto consigliato. Terzo libro che ho scovato in biblioteca è stata invece una grande delusione ed è Mesmerized di Alissa Walser. Mesmerized è un romanzo, era un romanzo tedesco tradotto poi in inglese e non so se questo passaggio di traduzione abbia poi effettivamente inciso nella quasi totale illeggibilità di questo romanzo, perché è scritto in maniera molto strana. La storia è molto semplice, quella di Mesmer, un dottore realmente esistito, a cui vengono affidate le cure di una ragazza cieca, una ragazza, una pianista, da parte di una nobile famiglia viennese. E appunto il romanzo parla del rapporto fra il medico e la paziente che tenta di riacquistare la vista, e quindi un rapporto che assume chiaramente delle tinte un po' fosche, anche un po' proibite.
Però questo era quello che effettivamente era scritto dietro la copertina. Però la realtà è molto diversa di questo romanzo. Cioè, la storia è molto carina. Per come è stata scritta, però, toglie assolutamente il piacere della lettura. Ora, non so spiegarvi precisamente qual è il problema di questo romanzo, ma è tutto scritto in terza persona. Ma non la terza persona canonica che noi conosciamo, che si trova praticamente nella maggior parte dei romanzi. È una terza persona distaccata e fredda, fatta di frasi brevi. Che fanno intendere proprio cioè che c'era volontà di tenersi distaccati dai personaggi, di descriverli come fossero una delle specie di cavie del laboratorio. La storia quindi è bella, però è scritta male, e per questo su Goodreads gli ho dato 2 stelle, perché sinceramente ci ho messo tantissimo a leggerlo, tantissimo a finirlo, volevo arrivare alla fine dicendo basta, non ce la faccio più, voglio passare al prossimo libro, non riesco a provare empatia. Né per i personaggi né per la storia. E questo è il motivo per cui anche bisogna leggere più spesso in biblioteca, onde evitare di fare degli acquisti sbagliati. Il quarto libro che ho preso in prestito e che si è rivelato fantastico, una bella sorpresa, è The Forbidden di Frank Tallis. Già la copertina la dice lunga, secondo me, perché io infatti appena ho visto la copertina ho detto, ah, questo deve essere mio, devo leggere, tutta gotica, tutta nera, con tutti i ghirigori. Qua ai lati, devo dire che la copertina molto spesso si rivela molto più utile delle nomination dei premi letterari, anzi, con me non sbaglia quasi mai, perché le copertine riescono sempre in qualche modo a rivelare la particolarità del romanzo. E infatti questa non mi piaceva, non è un granché. E quindi parla di questo medico di nome Clément che dopo un'esperienza piuttosto difficile da accettare su un'isola tropicale in cui assiste ad un rito di magia nera, dove viene ammazzata una persona che era stata spacciata per morta, ma in realtà era viva, quindi lui assiste proprio all'assassinio di questa persona, decide di tornare a Parigi per studiare, per praticare la propria professione di medico e prende lezioni da un medico molto famoso, il quale gli apre le porte dei suoi studi, dei suoi interessi a proposito della vita dopo la morte. L'argomento ovviamente risulta tabù per molti studiosi e molti medici parigini nella storia, perché chiaramente essi sono dichiaratamente atei. Questo medico, diciamo maestro, ha avuto delle esperienze in merito. Dopo aver risvegliato dei pazienti con l'elettroshock, ha raccolto una serie di testimonianze da parte degli stessi, i quali riferivano di aver visto che c'era una vita oltre la morte, di aver avuto delle esperienze oltre la morte. E quindi il medico Clement, che inizialmente si definisce scettico in merito a questa questione, decide di approfondire gli studi del maestro e di impegnarsi in prima persona per scoprire se davvero esiste una vita oltre la morte, sfruttando quello che è l'utilizzo dell'elettroshock, appunto, per risvegliare i pazienti dopo che il cuore si è fermato. E non vi dico, non vado oltre perché la storia diventa sempre più cupa e sempre più gotica, come si può intuire appunto dalla copertina. È davvero, è stato un libro eccezionale. Riassumendo, quindi, 3 libri su 4 sono stati un'ottima scelta. Questa è stata, diciamo, un po' veicolata dal fatto che già sapevo che era un libro molto letto qui in Inghilterra, però sì, in effetti posso confermare che è stata una bella lettura. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!